cos'è San Marino? È una piccola repubblica fondata 1700 anni fa da Marino, il nostro santo, e che ha davvero tanto, tantissimo da offrire. La cultura è l'ambito enogastronomico, è la parte outdoor cosiddetta sostenibile, che è proposta da tantissimi organismi internazionali anche legati al turismo in questo ultimo periodo, ed è la parte soprattutto, insomma, che va rilanciata un pochettino in tutto il mondo in questo ultimo in questi ultimi anni. Gli eventi sono sicuramente l'aspetto che più caratterizza questa stagione, questa rinnovata stagione, perché usciamo tutti da un periodo difficile a causa del Covid, e c'era veramente tanta voglia di proporre manifestazioni che possano unire le persone, valorizzare soprattutto il nostro centro storico e offrire soprattutto spettacoli di arte, di cultura, che trovano a San Marino una sorta di palcoscenico naturale. San Marino è un paese enclave dell'Italia, della penisola italica. Ovviamente la Repubblica Italiana è non solo fraterna amica, ma è il paese di riferimento per importanza strategica e nel rapporto internazionale che la Repubblica segue, dicevo, in maniera primaria. Ultimamente c'è stato un incontro ai massimi livelli con il Presidente Mattarella, il Primo Ministro Draghi e tutti i ministri esteri, finanze e chiaramente l'omologo al turismo Massimo Garavaglia, con il quale stiamo portando avanti un progetto molto molto importante. Si chiama Tavolo Territoriale sul Turismo. È un progetto nato nell'era Franceschini, ancora, diciamo, con il precedente ministro al turismo, che il ministro Garavaglia ha voluto fortemente portare avanti, e che ricomprende due stati, la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana, due regioni, Emilia-Romagna e Marche, 116 comuni che si collegano tutti insieme attraverso i propri itinerari. Si parte dai borghi, si parte dalla conoscenza della cultura di tutti i comuni interessati all'interno di queste due regioni, si tracciano i percorsi bike, enogastronomici, insomma quello che si vuole creare insieme all'Italia è la conoscenza di un territorio più ampio che non finisce con i confini di uno Stato che è la Repubblica di San Marino, ma che si allarga per far conoscere insieme, dicevo, all'amica Italia, un territorio che ha veramente tanto tanto da offrire.